10 gennaio 1946. Si apre a Londra, nella Methodist Central Hall di Westminster, la prima seduta dell'Assemblea Generale dell'ONU, 51 le nazioni rappresentate. La nascita delle Nazioni Unite fu il risultato di negoziati tra le delegazioni di Stati Uniti, Unione Sovietica, Cina, Regno Unito. Solo 4 paesi che decisero obiettivi, struttura e funzionamento dell'organizzazione che oggi ne conta 193. Capi delegazione furono Anthony Eden per il Regno Unito, Edward Stettinius per gli Stati Uniti, Sun Tse-wen per la Cina e Vyacheslav Molotov per l'Unione Sovietica. Successivamente l'Assemblea Generale scelse la città di New York come luogo ove stabilire il quartier generale dell'organizzazione. La costruzione dell'edificio, il celeberrimo Palazzo di Vetro, iniziò il 14 settembre 1948 e venne completata il 9 ottobre 1952. L'Assemblea Generale, principale assemblea deliberativa delle Nazioni Unite, è guidata da un presidente eletto tra gli Stati membri su base regionale e 21 vicepresidenti. Ogni paese membro ha il diritto ad avere 5 rappresentanti nell'Assemblea, ma dispone di un solo voto. Quando l'Assemblea Generale decide su questioni relative a pace e sicurezza, ammissione di nuovi membri, bilancio, è richiesta la maggioranza dei 2/3 dei presenti. Per tutti gli altri argomenti è sufficiente la maggioranza semplice.